è stato un deficit enorme della città, aver avuto un quartiere di 80.000 abitanti, quanto è la circoscrizione, che per tutti questi anni non ha potuto avere una presenza di una scuola secondaria superiore a Libri. Quando ho avuto modo di parlare con il Presidente della Regione, non c'è stato nessun bisogno di sollecitarlo, perché la sua disponibilità nei confronti di un impegno che insieme avevamo assunto, lui da Presidente della Regione e io da candidato sindaco. Quando ho voluto ricordargli che c'era una battaglia decisiva da fare, soltanto per sottolineare alcuni elementi, ho detto che cos'è l'evasione dell'obbligo scolastico oggi in un quartiere come Libri, che è assolutamente sotto la media nazionale per quanto riguarda le scuole medie inferiori, il ciclo delle inferiori in generale, i ragazzi sino ai 14 anni, e che poi balza con un picco esponenziale man mano che si passa dalle scuole medie inferiori a quella superiore, per le ragioni che sono evidenti. Le ragioni non c'è bisogno di raccontarle, sono le ragioni del fatto che chi non ha la macchina e deve raggiungere una scuola nel centro della città è un viaggio e non tutte le famiglie sono in condizione di poterlo fare. Che cosa vuol dire in termini di spreco di energie vitali per una città come questa? Avere da Librino soltanto 1.500 ragazzi che si iscrivono alle scuole secondarie superiori è sotto gli occhi di tutti, è una cosa che grida vendetta. Proprio nel momento in cui a Librino sono presenti, Presidente, io lo voglio ancora una volta sottolineare, scuole del ciclo inferiore, Il primo di ciclo. base, che fanno un lavoro straordinario con dirigenti, con docenti, con personale della scuola, impegnato, e molte volte avrebbe la possibilità tranquillamente di farsi trasferire in una scuola del centro della città, e non lo fa perché fa una missione lì. Vedere questi ragazzi che sino a un certo punto fanno un percorso meraviglioso e molti di questi li perdiamo per strada perché non c'è una scuola lì, è una cosa che gridava vendetta. Ecco perché ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per riuscire a vincere questa battaglia. Presidente, come Mariella Lubello sa, ce n'è voluto per vincere questa battaglia, perché le resistenze ci sono sempre e sono forti e qualche volta sono anche motivate. Io capisco le ragioni di carattere generale che ciascuno porta a vantaggio della sua tesi, ma questa volta lo squilibrio degli elementi era straordinariamente a vantaggio, no? di un piatto della bilancia. Ecco perché voglio ringraziare innanzitutto Valentina Sciaffa e merita un applauso perché veramente si è impegnata con passione, con entusiasmo, vi ha sentito vicino, ha sentito il mondo della scuola di Librino straordinariamente vicino, vi siete impegnate in tutti i modi, la società civile si è messa a vostro fianco, abbiamo fatto delle battaglie e abbiamo superato resistenze che si annidano in tutti gli organismi, in tutti i passaggi burocratici, in tutti i pareri. Adesso, siccome abbiamo vinto, bisogna essere generosi e dimenticare chi ci ha messo i bastoni tra le ruote. Così fanno coloro i quali sanno vincere. Voglio ringraziare di cuore Saro, la tua assessora regionale, che merita anche lei un applauso. Di noi, perché tanto noi lo sapevano che non ci convincevano, si sono annidate su di te dicendo leggi, controleggi, divieti, gli onnicomprensivi sono nelle isole minori e via dicendo, insomma abbiamo fatto la battaglia insieme, le ragioni ci sono tutte ragioni di carattere straordinariamente sociale, le abbiamo portate a convincimento e voglio ringraziare da ultimo, perché lo merita anche lei un ringraziamento, la ministra Giannini, Mariella era assolutamente con noi insieme a fare questa battaglia, caro Saro, perché naturalmente ci ha dato l'autorizzazione finale e fra qualche minuto noi iniziamo questo percorso che prevede la costituzione di due sezioni onnicomprensive in due scuole di Librino che serviranno ovviamente tutto il bacino scolastico. Gli indirizzi che sono stati scelti rispondono a una domanda che viene dal quartiere e rispondono anche, Saro, a un'altra assoluta esigenza, quella di dare una prospettiva di lavoro a questi ragazzi. Perché è chiaro che se noi puntiamo sul turismo, dobbiamo avere ragazzi che sono in grado di svolgere attività anche connesse col mondo del turismo. E
E quindi imparare a fare no, l'attività enogastronomica, imparare a svolgere un'attività pienamente consona rispetto a questa attività professionale è sicuramente una cosa di grande rilievo e di grande importanza. Non ci fermiamo qui, noi siamo già pronti a continuare la nostra battaglia. La prima battaglia sarà quella di avere l'anno prossimo nei locali dell'ex Brancati, che noi abbiamo appositamente destinato a ospitare la prima scuola secondaria superiore di Livigno. Abbiamo chiesto al presidente, al commissario della provincia, che tu cortesemente ci hai mandato, il prefetto Romano, e ha già accantonato le somme per fare la ristrutturazione della Brancati e per averla l'anno prossimo come scuola secondaria superiore di Livigno, insieme poi con tutto il resto che riusciremo a determinare. Non ci fermiamo qui. La regione siciliana, come tu ricordavi poco fa, ha scelto Livigno come zona franca urbana ed è una zona in cui le attività stanno realmente partendo. Ci sono naturalmente mille altre questioni che ci aspettano, l'ospedale San Marco, locali della questura, ma la cosa più importante era, consentitemi di dire, la scuola. Io chiedo una mano a tutti gli attori sociali del quartiere, alle parrocchie, alla municipalità, alle associazioni. Adesso la risposta deve essere fortissima. Dobbiamo avere un numero di romande adeguate che deve dimostrare che noi la battaglia la volevamo fare non solo per vincerla, ma per cambiare il volto di Livigno. Grazie di cuore a tutti per la vostra presenza. Grazie all'autorità.